Giulioli, dato la chiarezza in ogni momento in Washington dopo un lungo forte che sono destinate questo potere è solo quello di mostrare. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. In merito anche direi e soprattutto del paletto. Alfredina! Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano. I vigili del fuoco stanno tentando di salvare la vita ad Alfredo Rampi. Quanto manca per raggiungere il piccolo Alfredo? La tavoletta a 25 metri si incastra. Si tenta, si va per tentativi. A quel punto poteva iniziare soltanto una serie di tentativi disperati. Lo vedi? Lo senti respirare? Che anno? Era un caos generale. Era diventato un reality show terrificante. Un terrificante reality show, dunque, è stata anche questa la tragedia di Alfredo Rampi, il bambino di 6 anni che nel giugno del 1981 è caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, vicino a Roma. Un vero e proprio circo mediatico andato in scena di fronte alle telecamere, la prima lunghissima diretta non stop della Rai, praticamente 3 giorni di diretta, con tutta l'Italia incollata alla televisione nella speranza che i vigili del fuoco riuscissero a tirar fuori Alfredino da quel pozzo maledetto. E noi oggi vogliamo ricostruire quella storia, quelle ore terribili e il contesto nel quale questo evento si è verificato, a partire da quando Alfredo è caduto nel pozzo nella campagna di Vermicino. Sono le 19 circa di mercoledì 10 giugno 1981. Mercoledì 10 giugno 1981, ore 19 circa, Vermicino, provincia di Roma. Ferdinando Rampi, 41 anni, dipendente della CEA, sta passeggiando con il figlio Alfredo, di 6 anni. Il piccolo gli dice che vuole tornare a casa da solo. Si tratta di percorrere pochi metri. Ferdinando lo lascia andare. E invece Alfredo Rampi a casa non ci tornerà mai. Dopo neanche mezz'ora scatta l'allarme, Ferdinando e Franca Rampi, il papà e la mamma di Alfredo, quando non lo vedono arrivare si preoccupano e cominciano a cercare il bambino. Poi alle 21.30 decidono di chiamare la polizia. Sul posto arrivano gli agenti di polizia e le unità cinofile. Ore 24. Un poliziotto, Giorgio Serranti, sente dei flebili lamenti giungere da un pozzo artesiano, ma l'imboccatura è coperta da una lamiera. Mi sono avvicinato al pozzo e ho sentito un lamento che veniva dalla profondità del terreno, una cosa spaventosa è stata. Il pozzo era coperto. Era coperto con che cosa? Con un bandone fatto a imbuto che era incastrato. Di lamiera? Di lamiera, bandone, lamiera. Dunque il pozzo in cui è caduto Alfredino era coperto da un pezzo di lamiera, ma questo è un mistero che si chiarirà, che verrà chiarito dopo pochi giorni. Il proprietario del terreno infatti dichiara ai magistrati di essere stato lui a coprire il pozzo intorno alle 21, senza immaginare ovviamente che dentro ci fosse intrappolato un bambino. Ma in quella notte di giugno non c'è tempo per farsi troppe domande. Alfredino è in quel pozzo e bisogna tirarlo fuori. Sul posto da Roma arrivano anche i vigili del fuoco. L'operazione di soccorso appare subito difficile. Il pozzo in cui è caduto Alfredino è un cunicolo largo poco più di 30 centimetri e profondo 80 metri.
Cadendo, il piccolo si è incastrato in corrispondenza di una rientranza a circa 36 metri di profondità. Per prima cosa, i vigili del fuoco calano nel buco una tavoletta di legno perché Alfredino vi si aggrappi e possa essere tirato su, ma è un tragico errore. La tavoletta infatti si incastra a 20 metri di profondità, ostruendo il buco. Ai bordi del pozzo, il padre di Alfredino, Ferdinando, e sua madre, Franca, assistono impietriti a questo primo fallimento. È venuto una persona dei pompieri e ha detto: ci cerchiamo di mandare giù una tavoletta. Una tavoletta legata ai due bordi dove il bambino prende le manine, si aggrappa e viene su. La tavoletta a 25 metri si incastra, non veniva più nessuno e non andava più giù, perché dopo 25 metri il pozzo si restringeva di 5 centimetri e la tavoletta era rimasta incastrata lì. Il primo tentativo dunque dei vigili, anziché salvare Alfredino, complica la situazione. A questo punto i vigili del fuoco pensano di scavare un secondo pozzo parallelo al primo per poi tagliare in diagonale verso Alfredino, ma per farlo serve una trivella. Allora si decide di lanciare un appello attraverso le televisioni private. Quell'appello viene visto da Pierluigi Pini, inviato del TG2 della RAI. Sono arrivato su una televisione privata dove c'era della pubblicità e uno scorrimento. Si cercava una gru per salvare un bambino finito in un pozzo. Chiamato questo numero, ho detto soltanto che ero proprietario di una gru e volevo sapere dove era questo bambino. E mi è stato detto che era in una località che io non avevo mai sentito nominare in quel momento, non lo sapevo. Vermicina mi dettero tutte le indicazioni per arrivarci. E allora mi organizzai e andai sul posto. La notizia, insomma, comincia a diffondersi. Sono le 4 di notte di giovedì 11 giugno a Vermicino, sono arrivati anche un gruppo di speleologi del soccorso alpino che si offrono come volontari per tentare di salvare Alfredino. Il caposquadra si chiama Tullio Bernabei e ha 22 anni. L'idea mia era arrivare alla tavoletta e levarla. E invece mi dovetti fermare perché era troppo stretto, circa 2 metri sopra la tavoletta, la vedevo bene e vedevo anche la testa e il bambino 5 metri sotto, una cosa del genere. Ci ho parlato, lo sentivo, gli ho spiegato che dovevamo levare quella tavoletta, che saremmo andati. E sono stato sotto una ventina di minuti, però, che è il tempo massimo oltre il quale si perde un po' di lucidità, perché che succede? Che il sangue a testa in giù affluisce al cervello, ti scoppiano tutti i capillari, infatti uscii che ero tutto rosso qui e ragioni sempre in modo sempre meno lucido, e quindi mi tirarono su e provò Maurizio che era magro come me, insomma, e lui fece forse un metro di più ma non raggiunse la tavoletta. Il problema dunque è come rimuovere la tavoletta. Cominciano i primi dissidi fra i soccorritori. I vigili del fuoco ritengono l'operazione tentata dagli speleologi inutile e pericolosa. Dopo il tentativo fallito di Maurizio Monteleone, il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Elveno Pastorelli, prende una decisione drastica. Dopo la pubblicità, il racconto continua. I vigili del fuoco ritengono l'operazione tentata dagli speleologi inutile e pericolosa. Dopo il tentativo fallito di Maurizio Monteleone, il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Elveno Pastorelli, prende una decisione drastica. In quell'esatto momento venne il responsabile dei soccorsi Pastorelli e disse: basta con questo tentativo, scegliamo la via della trivella. Laura Bortolani, che era geologa, è geologa, conosceva un po' la stratigrafia di quella zona di periferia romana e sapeva che era pieno di lava, di peperino, di roccia dura, quindi gli disse: ma un pozzo parallelo così profondo ci vuole tanto, noi non siamo d'accordo, continuiamo da questa parte o almeno facci fare tutte e due, voi fate quelle e noi continuiamo la tavoletta. Non solo ci dissero di no, ma ci dissero: adesso voi avete finito, andate.
Il comando dei vigili del fuoco, insomma, ha deciso. La strada per salvare Alfredino è quella del pozzo parallelo. Secondo i tecnici sarà solo questione di ore. Alle 8.30 di giovedì mattina la trivella, questa trivella che vedete, è arrivata a Vermicino e comincia a scavare il secondo pozzo. Intanto nella sede RAI di Via Teulada, dove hanno la sede i telegiornali, arrivano le prime immagini girate nella notte con il sonoro realizzato con il microfono calato dentro il pozzo dove c'è Alfredino. Mi hanno chiamato su in moviola a vedere, la pellicola è stata sviluppata, il sonoro del registratore era stato riversato, sentire il grido intubato di quel bambino e le urla della madre è stato avere un brivido assoluto. Senti, Alfredino! Alfredino! Alfredino, di qualcosa che ti sentiamo! C'erano tutte le teste intorno alla porta della moviola a vedere cosa stava succedendo. Quando quella gente lì si fermava, vuol dire che la sostanza c'era. E quella mattina c'era. Oh, se c'era. Giovedì 11 giugno, ore 13, è l'ora dei TG. La vicenda di Vermicino entra per la prima volta nelle case degli italiani. Durante la riunione di redazione del mattino, quella che imposta le varie edizioni, con i capi redattori, ricordo che per l'edizione delle 13.30, sempre ovviamente del TG1, mi sono chiesto se non fosse stato possibile trovare qualche avvenimento di cronaca, cioè di vivacizzare quella giornata, tentare di vivacizzare la scaletta. Il capo redattore era Andrea Melodia e mi fa: direttore, guarda, l'unica cosa, hanno telefonato poco fa i pompieri, i vigili del fuoco, dicendo che sono andati a Vermicino per andare a salvare un bambino che è caduto in un pozzo. Sì, in una buca, è sprofondato dentro, sono andati per salvarlo. Beh, che bella storia, è quasi un asso nella manica da riportare in positivo. Mandiamo la telecamera mobile. Ecco, Beretta ci ha chiesto la linea da Vermicino e le diamo immediatamente. Il nostro inviato ci chiese la linea, stavamo per chiudere il telegiornale, ovviamente noi demo di nuovo la linea al nostro inviato e l'inviato l'aveva chiesta perché il capo dei vigili del fuoco era convinto che nell'arco di un quarto d'ora avrebbero tirato fuori il bambino dal pozzo e quindi è evidente che quello che allora era il direttore del TG1, Emilio Fede, entrò nello studio e da dietro la telecamera mi fece segno di andare avanti e quindi l'edizione normale del TG1 divenne un'edizione straordinaria dedicata solo a quella notizia che divenne da quel momento in poi l'evento degli eventi. E da quel momento il circo mediatico sta per aprirsi, da prima uno sforamento, come si dice in gergo, del TG1 delle 13.30, poi il succedersi delle edizioni straordinarie nel corso del pomeriggio. L'Italia intera sembra racchiusa nel dramma che si sta vivendo a Vermicino e che la televisione trasmette. Eppure in quella primavera del 1981 il paese è lacerato da eventi drammatici e oscuri. 13 maggio. In piazza San Pietro il terrorista turco Ali Agca spara a Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. Roma, 21 maggio. Il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani rende pubblici i nomi dei 964 iscritti alla loggia massonica P2, guidata da Licio Gelli. 5 giorni più tardi Forlani dovrà dimettersi. È crisi di governo. San Benedetto del Tronto, 10 giugno. Lo stesso giorno in cui Alfredino cade nel pozzo, le Brigate Rosse rapiscono Roberto Peci, fratello di Patrizio, il primo pentito delle BR. Che anno che è stato? Io seguivo, c'era un fermento nel governo, Forlani, una situazione tesissima. Sembrava che una parte dei servizi fossero stati informati che stava per accadere qualcosa di straordinario. A rivederlo è un film nero nel quale
con tante morti non c'è stata la morte dello Stato italiano. Quando Forlani decide di pubblicare gli elenchi, pubblica anche diciamo pure la fine del suo governo, perché viene investito da una polemica, come si diceva allora, strumentale forse, ma in realtà poi determinata dal clima del paese. Proprio la mattina del 10 giugno la crisi politica è ad una svolta. Il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, affida infatti l'incarico di formare il governo a Giovanni Spadolini. Dal dopoguerra è la prima volta per un laico. Sul ceto medio del nostro paese Spadolini ebbe un effetto rasserenante e soprattutto diede l'impressione di pulizia rispetto allo scandalo della loggia P2. Quindi l'Italia ebbe l'impressione di una svolta rispetto a una situazione che sembrava, come posso dire, piena di trame oscure. Dunque in quel giugno del 1981 l'Italia vive in uno stato di tensione, di emergenza, l'avete sentito, la P2, l'attentato al Papa, il terrorismo sempre più efferato, il primo governo a guida laica. Eppure da giovedì 11 giugno tutto questo passa in secondo piano, in prima pagina c'è Vermicino, il dramma di quel bambino del pozzo. Nonostante la crisi di governo, la novità Spadolini, lo scandalo P2 e il rapimento Peci, i TG, a sorpresa, decidono di aprire sui fatti di Vermicino. Ma stamane l'apertura di questo giornale è dedicata ad un fatto di cronaca che da diverse ore sta tenendo tutti col fiato sospeso. Un bambino di 6 anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati, vicino Roma. La storia di Alfredino, da notizia di cronaca locale, diventa insomma un caso nazionale. L'Italia intera si appassiona alla sorte del bambino, intrappolato nel pozzo ormai da 19 ore. A Vermicino, intanto, i tecnici sono al lavoro con la trivella. A quanto si dice, dovrebbe essere questione di ore. Ma le speranze si rivelano del tutto infondate. Sotto lo strato superficiale, infatti, il terreno è roccioso e lo scavo procede a rilento. A tratti, i lavori vengono interrotti per consentire ai genitori e ai tecnici di comunicare con Alfredino, che per il momento risponde lucidamente. Un vigile del fuoco, in particolare, riesce a stabilire un rapporto di fiducia con il bambino, intrattenendolo e incoraggiandolo. Si chiama Nando Broglio. Ho cominciato a dialogare con lui, insomma, promettendogli che quando veniva fuori lo portavo con me nei vigili del fuoco, sulla macchina, la sirena, e sentivo che lui era propenso a dialogare, a sentire, no? Alfredo! Senti? Tra i soccorritori, intanto, cresce l'ansia per lo stato di salute di Alfredino. Il piccolo infatti soffre di una cardiopatia congenita e si teme che le sue condizioni fisiche possano improvvisamente peggiorare. Giovedì 11 giugno, ore 16. Alfredino è nel pozzo da 21 ore. A Vermicino entra in funzione una seconda trivella, più potente e solida di quella utilizzata sinora. I tecnici della ditta Geosonda, che ha messo a disposizione il macchinario, gelano però le speranze dei presenti. Lo strato di roccia è molto duro e per recuperare Alfredino, dicono, ci vorranno dalle 8 alle 12 ore. Ecco, la flebo che vedete inquadrata sta portando del liquido glucosato, acqua e zucchero, che si usa negli ospedali per i pazienti che non possono alimentarsi, per dare un po' di forza, un po' di vita ad Alfredo. Mentre la trivella avanza, fatica dunque metro dopo metro a Vermicino, le ore passano inesorabili. Intanto intorno a quel pozzo si è radunata una folla crescente, una folla immensa, letteralmente lo vedete, migliaia di persone tra curiosi, volontari, autorità locali. La confusione ormai è totale. Non c'era neanche lo spazio vitale per far passare l'ambulanza, che era bloccata e sovrastata da queste, erano state 10.000 persone che si nutrivano grazie agli ambulanti che portavano panini, bibite, insomma, era diventato un reality show
terrificante che mi fece tornare a casa molto stomacato. I centralini della RAI e dei vigili del fuoco a questo punto sono intasati. I volontari chiamano a migliaia, con offerte di soccorso, ma anche con improbabili consigli su come tirare fuori Alfredino. La RAI, da parte sua, stravolge i palinsesti. La diretta più lunga della storia della televisione italiana è iniziata. Buonasera. Molti fatti interni e internazionali caratterizzano la giornata di oggi, come avete sentito dai titoli. In Italia, la crisi di governo che vede il segretario repubblicano Spadolini impegnato nel tentativo di formare un nuovo governo. Tesa la situazione in Polonia ed altrettanto in Israele dopo il raid sulla centrale nucleare in Iraq. Ma c'è un fatto drammatico che tiene da 24 ore tutti con il fiato sospeso. La sorte del bambino di 6 anni. E da ieri sera prigioniero in un pozzo. Quanto manca per raggiungere il piccolo Alfredo? Devo anche dire, però, rifacendomi a una tribuna elettorale o politica del venerdì sera, mi pare che ci fosse Piero Longo, segretario del Partito Socialista Democratico Italiano, se la memoria non mi tradisce. Beh, in quell'ora nell'azienda successe di tutto, i telefoni erano bollenti, vibravano, la gente diceva non ce ne importa niente, che cosa ci importa, ridateci vermicino, fateci sapere cosa sta accadendo lì. Poteva succedere in quel momento, è vero, qualunque cosa, potevo pure fare cosa, un colpo di Stato, ammesso che ce ne fosse l'atmosfera, l'aria, un'intenzione da parte di qualcuno, che forse la gente diceva va bene, fammi sentire però che sta succedendo a Vermicino. Poi se qualcuno considera il fatto che in quel momento, nello scenario che c'era intorno, c'erano altri eventi imbarazzanti come lo scandalo della P2, la crisi di governo, le brigate rosse, beh, questa può essere o una coincidenza oppure qualcosa di più, ma non spetta a me dirlo. Io non credo che si potesse con la trasmissione di Vermicino distrarre il paese. Non c'era un paese che a un certo momento voleva addormentarsi. C'era un paese che voleva spendere tutto il tempo a disposizione in attesa che si verificasse quell'evento sul quale aveva così tanto investito emotivamente. Ecco perché andò così avanti fino a trascinarsi proprio alle soglie dell'atto finale. Sono le 21.30 di giovedì 11 giugno. Tutta l'Italia pensa solo a Vermicino. Ma il lavoro della Trivella procede a rilento, troppo a rilento. Si decide allora di fare una pausa e provare di nuovo a calare una persona nel pozzo principale. Il volontario è Isidoro Mirabella, un siciliano di 52 anni, subito ribattezzato l'Uomo Ragno. L'esperimento non ha dato l'esito sperato. Poco dopo, l'anziano signore è stato ritirato fuori perché non poteva continuare tra i cavi ed un improvviso ostacolo la discesa. Ha però parlato con il bambino e il bambino gli ha detto di fare presto, di far venire presto la mamma. Anche Mirabella ha fallito. La notte viene scandita dal frastuono della trivella, interrotto solo da brevi pause, in cui i soccorritori cercano affannosamente di comunicare con Alfredino. Nella profondità del pozzo, il bambino alterna momenti di lucidità a flebili lamenti o preoccupanti silenzi. Alfredo Rampi è in quel pozzo, in fondo a quel pozzo oramai da poco più di 24 ore, ma neppure un'altra notte di scavi, di tentativi improvvisati, basta per tirarlo fuori di lì. Sono le 7.30 di venerdì 12 giugno, in diretta nell'edizione straordinaria del TG2, la mamma di Alfredo, Franca, dà sfogo a tutta la sua legittima esasperazione. Bartoccioni, buongiorno. Giancarlo, buongiorno. Com'è già la signora? Ancora non si sa bene a che profondità siamo arrivati. Siamo a 25 metri, signora. Ma è da ieri che no, mi dite sempre che siamo... eravamo a 22 no, metri. Ieri, quando era? Ieri pomeriggio, verso le 7, ma avete detto che stavamo già a 25 metri. Ora, è passata tutta la notte, siamo alle 7 di mattina e siamo sempre a 25 metri. Il bambino sta a 36 metri, quanto arriviamo tra una settimana, 10 giorni? Questa macchina non va avanti, non va avanti, non va avanti, un pezzettino, 10 centimetri, 15 centimetri, qui sta questione di metri, qui staremo pure un mese con questo andamento. Mm.
Ecco, c'è stato un applauso, non so se si sente. Ecco, viene sulla sonda, è piena di terra, la gente applaude. Alle 9 del mattino di venerdì 12 giugno, d'improvviso una buona notizia. La trivella riporta in superficie non più una modesta quantità di pietrisco, ma un'abbondante massa di terra morbida. Questo significa che lo strato di roccia dura è stato penetrato e che ora si potrà procedere molto più velocemente. Le migliaia di persone assiepate intorno al pozzo accolgono l'annuncio con un lungo applauso. E la mamma di Armando è scoppiata a piangere. Alfredo, Alfredo, chiedo scusa, signore. Sì, perché sono riusciti a rompere quella pietra dura, adesso fanno presto. Alfredino ancora parla, quindi... Ancora un po' di speranza. Sì, forse lo... C'è un ingegnere qui che ci parla. No, niente di particolare, gliel'abbiamo fatta, solo questo. Meno di 2 ore più tardi, l'ottimismo fa i conti con la realtà. E la realtà è che i lavori continueranno a rilento. I medici sono sempre più preoccupati per le condizioni di Alfredino, ormai nel pozzo da 40 ore. Bisogna accelerare i soccorsi. Si decide allora di scavare subito il tunnel di collegamento fra i due pozzi. Buongiorno, sono ormai più di 42 ore che i vigili del fuoco stanno tentando di salvare la vita ad Alfredo Rampi, il bambino di 6 anni, finito in fondo ad un pozzo. Ma colleghiamoci subito con Vermicino, dove c'è Maurizio Beretta. Sì, ecco, qui a Vermicino probabilmente meno di un metro separa ormai il piccolo Alfredo dal vigile del fuoco Maurizio, che è sceso nel tunnel artificiale che è stato scavato. Si sono, in queste ultime ore si sono succeduti momenti di speranza, momenti di grande paura, perché a un certo punto sono passate circa 3 ore durante le quali Alfredo non ha dato segni di vita e non aveva parlato. A questo punto si è deciso di tentare una soluzione diversa e più rapida, quella cioè di non arrivare in fondo al tunnel, ma di scavare subito un cunicolo di collegamento tra la galleria aperta dai vigili del fuoco e quella che invece era è il pozzo artesiano, diciamo, nel quale era il piccolo Alfredo. Malgrado tutto, insomma, a questo punto sembra davvero che sia solo questione di ore. A Roma, all'ospedale San Giovanni, è già stato dato l'allerta per ricevere Alfredo e prestargli le prime cure. A Vermicino tutti ne sono oramai certi, a questo punto è fatta, il bambino ormai è salvo. Ecco, guarda, questo è un momento piuttosto delicato, se vedi c'è un silenzio assoluto, il comandante dei vigili, ecco, questo applauso, senti? Alle 4 del pomeriggio di venerdì sembra fatta. I vigili del fuoco, con grande cautela, scavano un varco per collegare i due pozzi. Si temono frane e smottamenti che possano mettere a rischio Alfredino, ma tutti ormai sono certi, la salvezza del bambino è vicina. Signora, mi scusi, ecco, abbiamo qui la mamma di Alfredo, ecco, signora, sì, siamo veramente ormai alla fine. Speriamo, questa fine sembra sempre imminente, speriamo, sì. Signora, l'abbiamo vista prima quasi, diciamo, in un momento di disperazione, aveva avuto, diciamo, delle notizie negative oppure era semplicemente, diciamo, un po' un rilassamento di tutta la tensione di queste ore? Mi hanno detto che praticamente erano arrivati giù, stavano facendo il buco, lui ancora respirava, è stato un momento di felicità, ho pianto per la felicità, non perché ero giù. È in questo dramma che si sta svolgendo minuto per minuto davanti alle telecamere, c'è un nuovo colpo di scena, sono le 16:30 di venerdì 12 giugno. Alfredino è nel pozzo da 46 ore. È Pertini, è l'applauso e l'arrivo del... Non so cosa sta succedendo, onestamente. È arrivato il presidente Pertini. Salutato da un applauso generoso, il capo dello Stato è venuto qui a seguire di persona uno degli atti di cui Pertini è capace, di cui noi conosciamo la sensibilità del presidente, il quale si sta informando in questo istante con l'ingegnere Elvino Pastorelli. Io avevo deciso di interrompere, ma sono stato avvertito. Vorrei sbagliarmi, credo lo stesso Maccari, sì, certamente Maccari come ha avvertito che il presidente si stava muovendo, quindi che non potevamo interrompere la diretta.
Chiaro il discorso? Ecco il presidente, si fa largo, presumibilmente adesso vorrà salutare i genitori di Alfredo. L'arrivo di Pertini è stato salutato. Ecco, Pertini chiede di sentire la voce del bambino. Ha avuto la cuffia? Sì, certamente lui ha una certa voglia di protagonismo, l'aveva, però il sentimento vero che lui aveva è la partecipazione. La sua presenza non era un calcolo, come dire, di presenza, era proprio una partecipazione autentica a quel dramma di quella famiglia e di quel bambino. Venerdì 12 giugno, ore 19. Alfredino è nel pozzo da quasi 48 ore. I vigili del fuoco abbattono finalmente l'ultimo diaframma di terra che separa i due pozzi, quello in cui è precipitato il bambino e quello scavato per salvarlo. Rotto il diaframma, un collega gli disse: io prendi la lanterna, guarda, sicuramente sta poco sopra noi. O poco sotto, perché questa era in base ai metri che lui era scivolato giù, e lì è stata la mia botta, perché Alfredino non c'era. L'unica deduzione è quella che ci ha scivolato giù. Sono momenti drammatici. Dal buio del tunnel un'ondata di sconforto investe la folla in superficie. Alfredino non è dove si pensava, ma è scivolato molto più in giù. Anche l'operazione di salvataggio basata sul tunnel parallelo si è rivelata un fallimento totale. E a quel punto Pastorelli mi chiamò, ci chiamò e disse: noi non possiamo fare più nulla, adesso tocca a voi. Naturalmente io protestai, perché era veramente una situazione estrema a quel punto. E lui disse: fate quello che vi pare, però insomma troviamo una soluzione. La soluzione era quella di andare a vedere intanto dove stava il ragazzino. E quindi io fui calato con il cestello, feci il tunnel di collegamento e mi affacciai sul pozzo a 34 che... lì era già strettissimo, cioè era così 25 centimetri, 28 veramente, c'entrava la mia testa. E mi portai giù una torcia elettrica, una luce e un cavo, un cordino bianco. Attaccai la torcia al cordino, vado piano perché non è passato niente, 23 anni non sono. E calai questa torcia. E quindi ho ben in mente l'immagine di questo tubo che viene illuminato dal cerchio di luce bianca che scende, e non lo vedevo e calavo, finché lo vidi lontanissimo e lo sentivo respirare, lo sentivo ansimare. A quel punto feci un nodo al cordino e, tirando su, misurai la distanza fra me e il bambino. Mentre tiravo su e contavo, ogni metro era una pugnalata, perché io sapevo cosa corrispondeva ogni metro, cioè quanto lo allontanava dalla vita, dalla salvezza e dalla possibilità di raggiungerlo. E venne fuori qualcosa come 38 metri, una quarantina, insomma stava molto più profondo del previsto. E comunicai questo dato fuori per radio. E a quel punto poteva iniziare soltanto una serie di tentativi disperati. Per i soccorritori, per la mamma di Alfredino, per tutti gli italiani che seguono quel dramma in diretta, è un colpo tremendo. Il bambino non è a 36 metri di profondità come si pensava, ma è scivolato, come vedete, giù, molto più giù, a oltre 60 metri sottoterra. A questo punto per Alfredino c'è una sola speranza: trovare qualcuno che sia sufficientemente piccolo di corporatura per potersi infilare in quel pozzo maledetto. Si cercano volontari. A Bermicino affluiscono sempre più numerosi i candidati più improbabili. Oddio, era un caos generale, le urla, poi la gente, non te faceva, sentiamo il fiato sul collo, non c'era forza dell'ordine che tenevano,
e tutti volevano stare, tutti volevano intervenire, volevano scendere, sono venuti nani, sono venuti gente magrolina così, ma insomma non si poteva mandare giù gente così, impreparata soprattutto poi, col rischio che moriva anche lui, insomma. Il primo a provarci è uno speleologo di 28 anni, Claudio Aprile. Cercherò di entrare nel cunicolo in avanti e poi quando arrivo nell'altro pozzo di Calamma a testa in giù arrivare fino a dove sta il piccolo Alfredo. Ma quel passaggio si rivela troppo angusto e Aprile è costretto a desistere. Aprile, insomma, non ce la fa. Adesso tocca a un altro volontario, un giovane sardo di 28 anni che si chiama Angelo Licheri. Avevo coraggio, ma era un coraggio, diciamo sì, al 70%, 75% forse, perché volevo andare e basta. Il secondo che arrivò, Angelo, sì, era molto calmo, era molto magro, e c'entrava in quel buco, in quel tubo terrificante. Cioè, questo doveva farsi 35 metri a testa in giù in un tubo dove non era liscio ma c'era roccia e dove nella discesa già si graffiava a sangue fino alle ossa sulle anche, quindi era una cosa veramente terrificante quello che doveva fare, però con lui era in grado di farlo, quindi ci abbiamo provato, insomma. Licheri appare subito come l'uomo giusto. Ha un corpo minuscolo, un carattere determinato e un coraggio straordinario. Prima che arrivasse il suo turno, Licheri ha assistito, attonito, all'insuccesso di Claudio Aprile. Quando ho visto questo che è venuto fuori, era bianco, come una tela. Ti giuro, mi ha messo paura. Sono sceso lì dalla trivela, mi sono avvicinato, l'ho preso così, l'ho messo le mani nella guancia, le dico, dimmi un po'. Ma lì sotto com'è, tu che qualcosa hai visto? Lì nessuno mai riuscirà ad entrare, è un buco piccolo, è tutto buio. Quando questo mi ha detto, lì non si può far niente, nessuno riuscirà a fare più niente. È mezzanotte, da tentare è uno dei giovani speleologi del CAI, di nome Angelo. Lo vedete mentre sta per prepararsi a questo cimento. Cominciano a calare. Io vedevo questo pozzo perché avevo una lampadina legata in testa con un filo e dava un po' di proiezione giù. Però vedevo solo un budello nero che non era proprio dritto, era più o meno un po' curvo. E a un certo punto non c'era più la terra, ma c'era una roccia lì, la parete era fatta di roccia e il buco cominciava già a restringersi un po'. Piano piano la bianca. Vai. Tirare adagio la bianca, la corda bianca. Si vede ancora. Loro, che succede? Tira! E loro tiravano. Stop! Molla, 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 molla! Ho fatto questo in modo che mollassero in fretta da poter sfondare questo ostacolo di roccia. È proprio lì che infatti le spalle, i gomiti, le anche soprattutto, di cui ancora porto i segni, sono state tagliate come un coltello taglia, capito? Giù! Mano bianca! Ecco, sembra che ce la stia per fare. La bianca, dai! Allora, ho trovato questo bambino e intanto ho iniziato così, con le dita, l'ho passato una con questo dito qui, perché il bambino era, poi spiego anche la posizione esatta, ho levato questa qui, volevo assicurarmi che fosse il bambino, perché è talmente pieno di fango, non riuscivo bene a vedere e ho detto un po', tira 5, cos'è tira 5? 5 centimetri, perché
il lavoro che dovevo fare si basava solamente sulla testa, capito? Allora i 5 centimetri servivano perché non potevo con la mano piegare, in quanto qui non c'era spazio. Ecco, Angelo può parlare con Alfredo, tenta di consolare. Stai dicendo tu, Giulio? Non lo capisco. Eh? Mi sta parlando molto dolcemente. Sì. Perché io parlavo con lui. Lui non parlava, rantolava. Ho provato a mettere questa cinghia passandola così dalla testa, ripassandogliela sotto le ascelle, così, e girata qui, in modo che con le mani potevo tirare su. Tira piano, loro questo tira piano, non so il piano, e la stratonata che proprio, oltre che sentivo già i piedi che non reggevo, la stratonata ha permesso alla fettuccia, diciamo, di scivolare e di uscire, di andare via. Mi hanno mollato le gambe? Sì. Ma l'hai preso, l'hai visto? Scivolava. L'ho preso gli occhi, la sangue. Eh? Eri caduto giù? Pulito gli occhi da sangue. Eri caduto giù? Sì, sì. Dove state? Dove prima. Ok, comunque aspetta. Giulio. Io mi tengo le braccia. Lui parla ancora. Non si lamenta solo. L'ha detto che non possiamo salire con me. L'ha detto che se riuscivo a andare fuori, lo portavo il cervello. Senti, ma con un'ancoretta ci si riesce? Con un'ancoretta? Niente, il suo fatto scivola. Ma l'ancoretta larga, messa sotto di lui. Non si può andare sotto. Con l'ancoretta lui sì? Lui si offre solamente le braccia. A un certo punto, come io ho preso prima lui sotto qui all'altezza dei gomiti, l'ho preso all'altezza dei gomiti, però era talmente fino e viscido che è scivolato via. Ho provato ancora a tirarlo su, ecco, e l'ho rotto il polsino, il polso sinistro, e lui ha fatto cioè come, e allora lì mi sono trovato quasi ho provato un senso di colpa, dico guarda un po', dopo quanto sta soffrendo, mancavo io che arrivassi lì a romperti anche il polsino. A questo punto ho detto basta, ho detto tira, poi lì ero disperato e lì mi è saltato proprio il sangue, mi ribolliva tutto. Ecco, questo è il momento in cui ritornano in superficie. Angelo sta male. Eccolo. 45 minuti. Ripeto, quando al massimo si può resistere 25 minuti. Il giovane viene accolto fra gli applausi. E tra poco verrà portato nell'ambulanza per una rianimazione. Anche Angelo Licheri si è dovuto arrendere. A questo punto a Vermicino regna l'improvvisazione. Per salvare Alfredino si offrono nani, esperti di pozzi e un contorsionista dal fantasioso nome di Dennis Rock. Un ragazzino di 15 anni viene imbragato per essere calato nel pozzo, ma viene bloccato all'ultimo momento dal magistrato presente sul posto. Lo stesso Pertini, rimasto tutta la notte attorno al pozzo, non nasconde il suo nervosismo. Silenzio lì! Nella rabbia di Pertini sembra esserci quasi tutto lo sgomento, l'impotenza di tutta l'Italia. Tutta l'Italia in quel momento, infatti, lo ricordo, è incollata davanti alla televisione. È un evento mediatico, lo ripeto, senza precedenti, 18 ore di diretta non stop che oscurano, lo ricordo, tutti gli altri drammatici eventi di quei giorni e che inchiodano davanti alla televisione una media di 21 milioni di telespettatori. A Vermicino intanto è quasi l'alba, è l'ora di un ennesimo disperato tentativo per salvare la vita di Alfredino. Thank you.
Tra la folla si fa largo un giovane minuto. Ha 25 anni, è uno speleologo. Si chiama Donato Caruso. Come Licheri, anche Caruso ha le caratteristiche ideali per riuscire nell'impresa. Di corporatura molto esile, appare calmo e risoluto, è esperto di speleologia. Su di lui si concentrano le speranze di milioni di italiani. Primo fra tutti, il presidente Pertini. Ecco. Il presidente con ampi gesti sta tentando di rincuorarlo. Ha abbracciato il giovane. Ecco. Sì. E questo è l'applauso. Il giovane, certo, che saluta la discesa di Donato Caruso. Alle 5 e 2 minuti di sabato 13 giugno, Caruso comincia la sua lotta, a testa in giù a 60 metri di profondità. I soccorritori accompagnano la sua discesa con incoraggiamenti e consigli. Tutti bene, Donato, perfetto, ottimo, con calma. Vai tranquillo, c'è un bambino da salvare. Ecco, interrompo un attimo solo per far notare l'estrema facilità con cui Donato sta scendendo, ha superato il cunicolo. Donato! Lo vedi? La russa, vedi. Donato! Mi risponde! Allora prendo! Acchiappalo! Lo senti respirare? Non ci importa adesso, teniamolo sempre. Digli che lo legasse bene. Legalo bene! Sei legato? Nel bambino! Questo deve fare, non la prendo. Riuscì a ferrarlo mettendolo la prima volta delle fette che usano per, diciamo, per i matti, diciamo, che più le tiri più si stringono, però non aderivano, che il bambino già aveva il polso esile. Allora io li mise a gomito, un po' lì per lì hanno aderito un po'. Poi uno strattone sono uscito pure là e risalì sopra. Ecco, forse avete sentito. Donato è risalito senza bambino, senza Alfredo. Ha provato a legarlo. Adesso non sappiamo cosa è successo. Qui la speranza era molta, ma il bambino è rimasto nuovamente giù in fondo al pozzo. Anche Caruso sembra aver fallito. Dopo 15 minuti lo speleologo risale al pozzo di collegamento. In superficie sono tutti ormai scoraggiati. Poi però dal buio di quel pozzo arriva una notizia. Ecco, questa è una notizia, non so se l'avete sentita. Donato non vuole risalire, ha detto che si vuole solo riposare e poi ritenterà. Dopo una pausa, Caruso ricomincia il suo tentativo. Chi è che prova? Prova! Prova se la manetta regge. Donato, va bene? Si muove? Donato! Donato! Il bambino si è mosso? Non c'è appeso? Il secondo tentativo mi diedero delle manette da mettere, però era collegato con una corda dipendente dalla mia, perché erano più pericolose ancora, perché se rimanevo un cassero là sotto ci rimanevo pure io, diciamo. Con questo cestello, ecco, avevamo avuto fiducia. Di poter vedere trarre in superficie Alfredo, torna invece protagonista anche lui sfortunato di un tentativo di salvataggio.
Sabato 13 giugno, ore 7 del mattino, Caruso torna in superficie. Anche lui ha fallito. Ai vigili del fuoco comunica che Alfredino Rampi giace in quel pozzo ormai privo di vita. Ad annunciare la morte del bambino all'Italia intera è il professor Fava. Devo concludere, a seguito di queste rilevazioni, seppur indirette, che una presunzione di morte purtroppo la dobbiamo accettare, tristemente accettare. Volevamo vedere un fatto di vita e abbiamo visto un fatto di morte. Ci siamo arresi, abbiamo continuato fino all'ultimo. Ci domanderemo a lungo prossimamente a cosa è servito tutto questo, che cosa abbiamo voluto dimenticare, che cosa ci dovremmo ricordare, che cosa dovremmo amare, che cosa dobbiamo odiare. È stata la registrazione di una sconfitta, purtroppo. 60 ore di lotta invano per Alfredo Rampi. Alle 10 di sabato 13 giugno, gran parte dell'enorme folla che aveva cinto d'assedio Vermicino ha abbandonato il teatro della tragedia. Lo spettacolo è finito. Alfredino è morto. Gli errori tecnici sono stati fatti, frutto appunto dell'improvvisazione, della pressione, del fatto che mancasse un coordinamento e forse anche un po' di scarsa fiducia in noi, negli speleologi. Si furono un po' fatti prendere la mano dal fatto che a quel punto la cosa era così importante che non potevano operare con successo quattro ragazzi, per quanto esperti, giovani, capelloni, fra virgolette, e in un posto come questo. Lì doveva essere lo Stato, doveva essere lo Stato a tirarlo fuori. Alle 10 del mattino dunque di quel sabato 13 giugno tutto è finito. Alfredo Rampi giace senza vita a più di 60 metri di profondità in quel pozzo dove è caduto 63 ore prima. Per l'Italia intera, che ha seguito ora per ora lo svolgersi di questa tragedia, è il momento delle polemiche sui soccorsi, ma è anche il momento di interrogarsi su quell'evento mediatico senza precedenti, sull'opportunità e soprattutto sul perché di quella morte in diretta. Ugo Zatterin, direttore del TG2, ebbe tuttavia la vedutezza di interpellare il direttore generale Agnes e me, che allora ero presidente, sull'opportunità di trasformare dei servizi di cronaca in qualcosa invece di più organico e sistematico, fino a farne una sorta di continuum che occupasse addirittura lo spazio della rete, non più soltanto dei telegiornali. E io ricordo che noi lo incoraggiammo. Ci pareva che quella fosse un'occasione da non lasciar cadere. Io non so se quanto coscientemente, quanto fu un piano prestabilito, approfittare di un fatto che nessuno poteva prevedere, ma la trasformazione di un fatto di cronaca in modo così clamoroso poteva servire, la stessa presenza di Pertini, da dare il senso che l'Italia era tutta unita, che non c'erano tutte quelle divisioni, quelle asprezze, quei veleni. Durante quelle ore l'opinione pubblica, posso dire, se ne infischiava di tutto il resto, perché era attorno a quel bambino. Se delitto si può chiamarlo dal punto di vista dell'informazione, in complicità con la politica, certamente pretenuta azionarlo. Comunque, se dipendesse da me e se dovesse capitare domani un'altra volta una situazione analoga, non rifarei mai, mai più quello che venne fatto allora. Vigili del fuoco e vanno in giro col metro intorno al pozzo artesiano per vedere chi ha le spalle più strette del buco per poterlo calare giù, è simbolo dell'impotenza complessiva di un sistema. A me ha segnato la vita. Perché il bambino si poteva salvare tranquillamente. Non è un ricordo, è il ricordo. Nel 1987, al termine della sua inchiesta, la Procura di Roma ha archiviato la vicenda di Alfredino Rampi, escludendo qualsiasi ipotesi dolosa nella sua morte.
Franca Rampi ha declinato la richiesta di essere intervistata per questo programma. Subito dopo la tragedia ha fondato il Centro Rampi, un'associazione tuttora attiva che si occupa di protezione civile a tutela dei minori. Il corpo di Alfredino è stato recuperato l'11 luglio 1981. Dal momento in cui è caduto nel pozzo, sono passati 31 giorni.